L'Aquila 1927 deve sfruttare assolutamente gli incroci d'alta classifica che riguardano le avversarie dirette e il match col Termoli, almeno sulla carta, capita nel momento giusto. La formazione di Capellacci, che ripropone gli 11 che in casa hanno battuto il Vasto Girardi, cerca la definitiva prova di maturità al cospetto dei giallorossi molisani, impantanati in fondo alla classifica in coabitazione con Fano e Matese. Alla prima occasione, nel primo angolo del match, il Termoli sfiora il vantaggio. Nella mischia spunta il piede di Ausvar col palo che clamorosamente salva Michelin. Ma il Termoli, partito col piglio giusto nei primi minuti, trova comunque il gol del vantaggio 3 minuti più tardi, quando una bella trama ben cucita da Hernandez imbecca l'incursione di Esposito, che col destro trova l'angolino alla sinistra di Michelin. L'Aquila 0, Termoli 1. Rossoblu quasi increduli e giallorossi bravi a chiudere gli spazi alle offensive locali. Al 34esimo, dalla sinistra, Banegas si accentra e porge a Persiani, molto bravo a girarsi, ma il suo destro, colpito troppo con l'interno del piede, finisce alla destra della porta giallorossa. Al 40esimo, il Termoli, che non ha mai smesso di giocare, piazza il colpo del raddoppio. Dalla sinistra arriva il pallone giusto per Longo, che col tap-in sigla lo 0-2. L'Aquila cerca di reagire al doppio schiaffo e con un cross a favore di Del Moro, che in scivolata non riesce a impattare la sfera, prova a dare senso a un primo tempo insufficiente che termina dopo un solo minuto di recupero. Al rientro, Capellacci lascia negli spogliatoi Del Pinto e Del Moro per Alessandro e Wally. Da piazzato al quarto, l'Aquila è anche sfortunata. Da corner è bravo Mantini a trovare il tempo giusto, ma la traversa strozza l'esultanza del 23 rossoblù. Al nono, Alessandro può trovare lo spiraglio per il tiro in porta, ma dopo il contatto con Uzzol cade a terra con giocatori e pubblico pronti a reclamare la massima punizione, che Mucignato di Pordenone non fischia. Passano 3 minuti e l'Aquila conferma di non avere feeling con la buona sorte, quando il mancino di Angiulli va a baciare nuovamente i legni della porta termolese. Al quarto d'ora, Capellacci butta dentro i nuovi. Origlio e Marcheggiani prendono il posto di Mantini e Persiani. I rossoblù premono e al 21 riescono a riaprire la gara. Il cross di Alessandro trova la testa di Origlio, che buca la porta termolese col suo gol all'esordio. Nemmeno il tempo di aggiornare il taccuino che l'Aquila fa esplodere di gioia il Gran Sasso d'Italia. Attorno al 25esimo è ancora Origlio il protagonista, col cross che arriva dalla sinistra, che trova l'inzuccata di un Banegas formato centravanti, capace di trovare l'angolino per il 2-2. L'Aquila non si ferma, attacca a testa bassa, buttando il cuore oltre l'ostacolo. I cambi danno ancora ragione a Capellacci, che un minuto dopo la mezz'ora può alzare le braccia al cielo insieme alla sua panchina davanti all'ennesima sgroppata di Origlio, che sul secondo palo trova il piattone di Alessandro, che manda in estasi il popolo rossoblù. Sorpasso avvenuto in un battito di ciglia e gara vietata ai deboli di cuore. Il Termoli è tramortito, mentalmente a pezzi, tant'è che col passare dei minuti ci prova solo Grossi dalla distanza con un destro che non fa male a Michelin. Vince l'Aquila con un secondo tempo a dir poco perfetto, una rimonta che ha il sapore della svolta, soprattutto guardando alla reazione mentale e a una tenuta atletico-fisica davvero invidiabile.